Nonostante l'allerta meteo della Regione Campania avesse avvisato che nella giornata di oggi forti raffiche di vento avrebbero interessato l'intero territorio regionale, diversi disagi si sono registrati un po' ovunque. Ad Agropoli a pagare le conseguenze di questa prima giornata di febbraio, caratterizzata da forti raffiche di vento, è stato il Pala di Concilio. I pannelli posizionati dalla ditta che sta provvedendo agli interventi di manutenzione sono stati sradicati dal forte vento, cadendo sulla strada adiacente e all'interno del fiume Testene. Sul posto Gerardo Scotti, che si occupa della manutenzione del parco del Testene, che ha provveduto personalmente a rimuovere i pannelli. I pannelli erano inseriti uno accanto all'altro con un incastro maschio-femmina e tenuti su solo con una staffetta laterale, scrive Gerardo. Insomma, un castello di carta. Bisognava immaginare che se cedeva il primo poi si sarebbe creato un effetto domino con un cedimento catastrofico di tutta la struttura. Ora ci vuole solo onestà e coraggio e ammettere che è stato un lavoro fatto male. Oltre al Pala di Concilio, in via Selva, diversi alberi e un grosso pino sono caduti invadendo la carreggiata. Qui è stato necessario l'intervento dei volontari del gruppo comunale di protezione civile della città di Agropoli, che hanno provveduto con non poche difficoltà a rimuovere il tutto e a mettere in sicurezza la strada. Inoltre, per le vie cittadine, causa il forte vento, residui di spazzatura sono presenti ovunque: plastica, lattine, bottiglie, buste e carta. Ci auguriamo che al termine dell'allerta meteo, prevista per stasera, da domani questi residui sparsi ovunque vengano recuperati dagli addetti ai lavori e non lasciati in strada.